È il 1898 e Siena dai Natali è uno dei più eccentrici, provocatori e ribelli artisti del XX secolo, Mino Maccari. La sua è una famiglia di piccola borghesia e nonostante le spiccate doti di intelligenza visiva manifestatesi fin da piccolo, unite a un'evidente dote nel disegno a carboncino, suo padre, docente di lettere, lo indirizzava verso studi di legge, studi che lui conseguì controvoglia. Durante gli anni universitari partecipò solo ventenne come ufficiale di artiglieria alla Prima Guerra Mondiale. Tornò in facoltà poco dopo e divenne dottore nel 1920. Iniziò a fare apprendistato presso lo studio di un avvocato a Colle Valdelsa, località originaria della famiglia. Iniziò a dedicarsi alla pittura e in seguito all'incisione. Nel 1922, preso ancora una volta dal suo animo frizzante, marciò su Roma guidato dal Duce e due anni più tardi venne chiamato a curare la stampa de Il Selvaggio, rivista dichiaratamente fascista, rivoluzionaria e antiborghese, dove pubblicarono anche le sue prime incisioni. La diresse poi per 22 anni e ne cambiò la rotta a causa dell'evoluzione degli eventi politici e concentrandosi sull'arte e sulla risata politica e satirica. Collaborò inoltre con i più importanti giornali italiani del calibro La Stampa, Quadrivio, Italia Letteraria, Omnibus e altri ancora, così come numerose furono le sue cartelle di grafica e le illustrazioni. Contemporaneamente, negli anni tra il 1927 e il 1930, il grande pubblico scoprì le sue doti da pittore dalle diverse mostre sparpagliate in tutta Italia. Per la sua opera pittorica viene riconosciuto dalla critica un artista completo. Nel secondo dopoguerra continua ancora ad acquisire riconoscimenti e a presentare mostre personali, le più note all'Accademia di San Luca a Roma e alla Gallery 63 di New York. Sterminata è la sua produzione di disegni, acquarelli e tempere, spesso pubblicati sotto il nome di grandi case editrici. Muore in silenzio novantenne a Roma, il 16 giugno 1989, lasciando una vita di provocazioni, di libertà, di disegni violenti, di incisioni che raccontano una società e un pezzo della nostra storia. Sono 34 le opere di Mino Maccari scelte da Francesco Ingrao, acquirente e caro amico del pittore, tutte a olio, in buona parte inedite, aggressive, crude e provocatrici. Molte con la particolarità di essere dipinte su entrambi i lati. Più che risparmio, quella di Maccari è una coraggiosa scelta artistica, con l'obiettivo di creare una mostra con delle opere double face. È curioso notare che i soggetti ripresi da Maccari spesso sono gli stessi, sotto richiesta dei suoi compratori. E fra questi c'è proprio Ingrao. È difficile catalogare le opere di un artista con così tante sfaccettature, che l'arte l'ha resa il suo strumento di denuncia preferito contro la società. Com'è anche difficile dare un titolo ai quadri quando Maccari un titolo non l'ha dato. Non a caso, se dovessimo curiosare fra i dipinti, ci stupiremmo notando che molti di questi sono quadri senza nome. Si può notare una lenta metamorfosi dell'evoluzione artistica del pittore attraverso i dipinti, che hanno trovato prestigiose sedi di esposizione nella loro vita, dalla Biennale di Venezia alla Quadriennale di Roma, passando per le tante mostre personali, e con il costante parere della critica, per il quale Maccari si è particolarmente impegnato in ogni momento della sua carriera. Analizziamo ora qualche opera di Maccari. È originariamente senza nome la prima opera che andiamo a raccontare. Un olio su cartone telato, un approccio fra prostituta e un grasso cliente, dove i ruoli si ribaltano. È la donna che provoca l'uomo, sorprendentemente apatica, data la staticità della scena, costituita da un colore quasi monocromatico, che delinea un'atmosfera triste e rarefatta, sospettosa e ambigua. Le pennellate sono confuse, a tratti sbiadite, e il titolo ancora più ambiguo, Commendatore e Signorina. Il ritratto femminile con fiori è il risultato compiuto del viaggio introspettivo di Maccari dentro l'animo femminile. Gli occhi della donna e le pennellate dei fiori che contornano la figura presentano una consistenza quasi grumosa, ma sorprendentemente comunicativa, data anche la dominanza delle tonalità rosse e blu. È morbido, quasi vellutato il pennello di Maccari che idea la donna col cappello, quasi a carezze, di un blu celestino. Un soggetto, quella della giovane donna, ripreso spesso dal pittore sienese, ma questa volta nascosto dietro un vistoso cappotto degli anni dei fasci. Scena animata, sfavillante e controcorrente, ammiraglio seduto su una tinozza. Un vecchio ammiraglio che non ha più la sua nave da combattimento, ma solo una misera bagnarola di metallo, con la quale fatica a navigare. Dissacrante l'immagine, delineata con colori accesi e pennellate decise. Risalente al secondo dopoguerra, l'opera accoglie con originale umorismo il declino delle figure di potere.
Lo stile pittorico di Macari è ricco di risalti cromatici e pennellate fugaci. Il disegno violento è unito al tratto vivo del segno, che lui altera in base al soggetto e alla storia da raccontare in maniera sorprendentemente empatica. Uno stile che rispecchia l'artista, che navigò sempre controcorrente, sia nella sua vita come nella sua arte. Egli fu pittore, incisore, scrittore, giornalista, poeta. Una personalità così spiccata e dirompente lo portò negli anni ad occuparsi dei più svariati campi attraverso le sue opere. Anche il suggestivo interesse per la pittura non lo allontanò mai dalla sua passione principale, cioè il disegno deciso e raffinato.